Buongiorno, allora, rieccomi con un nuovo video. Scusatemi la faccia sempre e probabilmente il solito aspetto che vedrete perché semplicemente ho registrato più video oggi, insomma, nella stessa giornata e non mi sembra il caso né di cambiarmi e né di truccarmi, perché tanto voi mi avete sempre già vista struccata, quindi tanto vale, cioè è inutile che io mi agghindi. Anche perché tanto non è un video in cui dovete vedermi agghindata, state tranquille. Allora, oggi ho deciso di registrare questo video che spero vivamente che sia utile per tutte le donnine. Ovviamente è un video riguardo alla coppetta mestruale. È come se fosse una specie di video aggiornamento, risposte alle domande più frequenti. Maschietti, se avete voglia, se non avete voglia di seguirlo, chiudete pure. E invece per quanto riguarda le femminucce, se magari non avete mai visto il video che ho fatto riguardo la coppetta mestruale, quindi una specie di recensione in cui narro più o meno dove l'ho presa, eccetera, 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 vi lascerò il link nell'info box, visto che quel video lì ha fatto abbastanza successo e credetemi che ne sono molto contenta. Uso anche proprio complimenti riguardo a come l'ho spiegato, riguardo a quello che ho detto, eccetera, quindi sono stata molto molto contenta. Però, nonostante tutto, mi sono state fatte appunto domande sia in privato che anche sotto il video della coppetta mestruale. E quindi mi sono detta, adesso che comunque appunto ho un po' più di esperienza, perché non fare un video aggiornamento? Perché non rispondere ad alcune domande? Innanzitutto, la prima domanda che mi viene chiesta spesso è dove si compra? Io nel video, se l'avete visto, se non l'avete visto, vi consiglio prima di andare a vedere quello rispetto a questo, perché se non sapete di che cosa sto parlando, non sto qua di nuovo a spiegarlo. Io questa coppetta qui l'ho presa in farmacia, però so che ci sono tantissime vendite online e per esempio nell'ultimo periodo, quindi io vi parlo praticamente maggio-giugno, addirittura la vendevano scontatissima su Groupon, che costava tipo 7 euro. Quindi davvero, se voi andate in una farmacia ben fornita, riuscite a trovare la coppetta. Se andate ovviamente in una farmacia piccolina, non sempre c'è, ma perché secondo me non tutti conoscono ancora questo metodo. Di niente, potete trovarla o in farmacia o online. Io vi consiglio, se non avete, cioè se volete provarla subito, di provarla in farmacia. Cioè nel senso, la prima coppetta, non lo so, io personalmente preferirei prenderla in farmacia piuttosto che online, però se uno vuole risparmiare e insomma si fida del sito, eccetera, perché no? Un'altra cosa che mi viene chiesta è come lavarla. Oddio, allora, una cosa che sicuramente aspettate, prima non ho detto, è che io per esempio ogni mese prima di utilizzarla la sterilizzo sempre. Cioè sterilizzare vuol dire farla bollire su un pentolino con un po' d'acqua per 5 minuti. Quello lo faccio sempre. Mi sa che non l'avevo specificato, quindi ci tengo a specificarlo. Quando per esempio la voglio lavare, eccetera, semplicemente la lavo con il mio detergente e l'acqua, il mio detergente intimo. In questo momento, in questo periodo, sto usando Chilli, però il periodo prima utilizzavo Saugella, quindi la Saugella blu, non quella verde che è aggressiva, la Saugella blu col pH neutro. E quindi, insomma, dipende da quello che utilizzate voi per lavarvi, anche se io essenzialmente, figurarsi, addirittura io comunque uso semplicemente acqua fredda, quindi comunque il detergente magari lo utilizzo quando ho il ciclo che appunto magari i cattivi odori se ne vanno via, insomma, per essere un filo tra virgolette più igienici. Però appunto principalmente utilizzo il detergente intimo e l'acqua per lavare la coppetta. Altra domanda che mi viene fatta, ma non, cioè, non solamente sotto i video, anche sotto le foto di Instagram, anche privatamente, tutti mi chiedete questa cosa: entra in profondità? Ragazzi, l'ho spiegato, non entra in profondità. Vi metterò un link sotto l'info box di questa ginecologa, credo, che spiega proprio in maniera tecnica come si infila e come si estrae. State tranquilli che non è che vi finisce qua in gola, ok? Non va in profondità e vi dico che va molto più in profondità un assorbente interno rispetto alla coppetta. Quindi non va, state tranquilli che non è che vi finisce in giro, eccetera. È igienica? Mi fate sempre questa domanda, è igienica? Certo che è igienica, ragazzi. È molto più igienica di un assorbente esterno o soprattutto di un assorbente interno, perché è silicone medicale, viene sterilizzato comunque appunto prima di essere utilizzato e una volta che si lava e si lava bene non crea problemi. Quindi davvero, cioè, più igienica di questo non esiste. Un'altra domanda che mi viene fatta spessissimo è: ma se sono in giro, come faccio? Oh mio Dio! Se siete in giro, io faccio così, vi narro un attimino com'è il mio ciclo, perché sennò non capite. Diciamo che il mio primo giorno è scarsissimo,
Ok, quando mi arrivano, che solitamente mi possono arrivare nel tardo pomeriggio o la mattina presto oppure la sera, semplicemente metto, a dire la verità, un assorbente esterno perché non ne ho tanto. Il secondo giorno è abbondantissimo perché l'ho provato, diciamo che dopo tot mesi che provi la coppetta, diciamo che dopo 4 ore mi arrivava già fino a qui. Una cosa del genere. Quindi diciamo che io il secondo giorno ce l'ho abbastanza abbondante e di conseguenza devo cambiarlo per forza. Inizialmente credevo di avere problemi perché mi fuoriusciva un po' il sangue, semplicemente era perché dopo magari un mese che non la tocchi, perdi tra virgolette un po' la manualità di come inserirla e inserirla nel modo corretto per far sì che appunto rimanga con l'effetto tipo sottovuoto e che rimanga, che non si muova in giro, no? Però appunto diciamo che quando ho il ciclo abbondante la devo cambiare almeno una volta al giorno, quindi ogni 4 ore, ogni 4-5 ore massimo, massimo. Però i successivi giorni, quindi già dal terzo, quarto e quinto, posso anche tenerla tutto il giorno per 8 ore di fila senza cambiarla e io sono a posto. Quindi semplicemente per me i giorni critici sono il secondo e il terzo. Ho sentito tantissimi altri pareri che veramente di ragazze che hanno scoperto di avere comunque pochissimo flusso, no? Rispetto magari al normale quando lo vedete su un assorbente esterno. Quindi se nel caso mi dovessi capitare in giro, semplicemente mi porto una bottiglietta d'acqua, la estraggo, ovviamente mi lavo le mani, insomma, i passaggi più elementari e semplici, però giustamente sto attenta perché ho sempre paura di buttarla nel water accidentalmente, cioè proprio di gettarla così. Quindi magari mi sposto dal water e niente, estraggo, butto il liquido e poi niente, lavo o con l'acqua, insomma, oppure con una bottiglietta acqua normale, acqua naturale. Però una volta che l'ho abbastanza lavata decentemente, so che magari ci impiegate un filo di più se comunque non siete pratiche. Infatti quando magari ho il secondo giorno abbondante, cerco di metterla nelle ore in cui so benissimo che magari sto a casa, o se non sto a casa comunque mi porto la bottiglietta d'acqua, eccetera. Però appunto lì è più praticità e manualità quello che magari vi può bloccare, però si può fare benissimo anche fuori. Ovvio che quando sei in casa hai tutto, puoi lavarlo col tuo detergente intimo, eccetera. Un'altra domanda che mi è stata fatta: ma togliendo la coppetta mi sporco le mani di sangue? Certo, ragazze, che ci sporchiamo le mani di sangue, è normalissimo, ma se non vi fa schifo e non vi fa impressione, perché conosco anche gente che a cui veramente fa impressione il sangue, allora non prendetela, cioè semplicemente. Ma se non vi dà fastidio, comunque è il vostro sangue, cioè ce l'abbiamo all'interno del nostro corpo qui. E quindi niente, semplicemente una volta che ci si sporca le mani, ci si lava, non è quello un problema, insomma. Per me non è un problema, magari per altri sì, però per me no. Ovviamente, se avete dei problemi, ovviamente vi dovete riferire principalmente al vostro medico, alla vostra ginecologa, eccetera. Io diciamo che questa tipologia di video la imposto soprattutto per tutte le ragazze che più o meno hanno la mia stessa età o che comunque sono già abbastanza grandi, nel senso che non consiglierei mai una coppetta a una, per me, io le considero ancora bambine tipo 10, 11 anni, 12 anni, perché è vero, perché anche io quando avevo 10, 11, 12 anni ero una bambina, me lo dicevo anche a me stessa, ok? Diciamo che io per quella fascia lì d'età sicuramente no, non la consiglio assolutissimamente. È magari giusto che nel caso in cui una ragazza così giovane inciampi nel mio video, è giusto che magari sappia determinate cose, perché grazie a Dio adesso abbiamo internet, abbiamo la possibilità di informarci tramite mamma Google. Però appunto, veramente, se siete ancora piccole, se avete dei particolari problemi, vi consiglio vivamente di rivolgervi a qualcuno che è competente a riguardo, quindi un medico di famiglia, il vostro medico di base, la vostra pediatra, la vostra ginecologa, insomma, chiunque sa ne sappia sicuramente più di me. Ci sono tantissimi siti in cui ovviamente vengono fatte determinate domande e ci sono determinate risposte abbastanza precise. Infatti io quando avevo tipo ero tempestata da dubbi, angoscia e perplessità, sono andata proprio a vedere quei siti lì. Faccio parte di un gruppo su Facebook della coppetta. Quindi diciamo che il materiale per informarsi c'è. Io ovviamente ho cercato di raccogliere le domande che mi avete fatto più frequentemente, nell'ultimo periodo, soprattutto anche in privato, per farne un video e per raccogliere, insomma, e narrarvi anche un attimino anche più o meno l'esperienza che ho avuto fino ad oggi. Diciamo che
è andato tutto abbastanza bene, se non solamente per un mese in cui probabilmente sono stata io a metterla male e mi è, non dico che mi è uscito tutto, però meno male che avevo l'assorbente esterno sotto di sicurezza. I primi mesi l'ho sempre tenuto perché avevo paura insomma di sporcarmi in giro eccetera, quindi comunque un assorbente, anche solamente lo slip lo tengo sempre, però mi è andato tutto veramente liscio liscio liscio. Io non so se sinceramente sia un fattore psicologico o cosa, ma addirittura ho sentito meno dolori. Ma credo che sia tutto di testa, perché ovviamente io per esempio non prendo nemmeno più, io un tempo, quando ero più piccolina, ero una che prendeva sempre tachipirina, pastiglie, Moment Act, quelli morbidi, per il Buscofen, insomma di tutto e di più, però ho deciso di disintossicarmi ormai da un bel po' di anni di tutti questi medicinali. E credetemi che quest'estate per me sarà la salvezza di tutti la coppetta, soprattutto di tutte le donne. Se vogliamo fare il bagno al mare, se vogliamo fare il bagno in piscina, possiamo andare tranquillamente. Io ho fatto anche il bagno in piscina, io sono anche andata in piscina con questo e insomma è ancora qui. Di svantaggi veramente io non li vedo. L'unico svantaggio forse è quel fattore psicologico che noi abbiamo, oh mio Dio, devo mettere le mani là dentro, mi dà fastidio il sangue. Ecco, ma quella è una cosa molto personale, molto soggettiva. Ma oggettivamente io non vedo difetti, non vedo svantaggi e non vedo perché la gente non debba conoscere questa coppetta, dove comunque per secoli e anni, io mi chiedo veramente, tipo nel Medioevo come cavolo facevano, perché sicuramente il ciclo ce l'avevano tutte le donne, non è che ci è spuntato adesso negli ultimi anni. E davvero c'è, son contenta che comunque abbiano creato questa coppetta, perché è davvero la nostra salvezza. Ragazzi, io spero di essere stata, insomma, esaustiva, si dice così. Andate a vedere tanti altri video, non guardate solo il mio, guardate tantissimi altri video che ci sono su YouTube, perché non ce ne sono esageratamente tanti, però ce ne sono parecchi. E vi consiglio una cosa, non guardate assolutamente tutti i video con su scritto tipo rimedi per il ciclo, tutte le cose che vengono fatte per il ciclo, se appunto stiamo male, se ci dà fastidio l'assorbente eccetera, no. L'unica soluzione per il ciclo è la coppetta, ok? Nessuno mi ha pagato per fare questa cosa, non è una collaborazione, ma è semplicemente un mio parere personale che io stessa decido di condividere nel mio canale. E se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Io vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belle!